Era un gigante, cercava il suo posto nel mondo, diventò un mito, Carnera, la montagna che cammina. Così possiamo leggere sulla copertina del libro di Giuliana Fantuz, che porta il titolo dell'omonimo film di Renzo Martinelli nel 2008. Un neonato destinato fin dai primi giorni di vita a diventare un gigante. Le cronache di allora riportano infatti che alla nascita pesasse circa 7 kg. Un bambino, un ragazzo e poi un adulto che faticò tantissimo per trovare la sua strada. Nel 1923, a 17 anni, è già emigrante in Francia, precisamente a Le Mans, dove, per vivere, fa un po' di tutto. Il falegname, il cementista, il mosaicista, il circense, ma deve arrivare il 12 settembre 1928 perché il giovane Carnera trovi il suo posto sul ring. Una carriera velocissima che lo porterà nella magnifica notte del 29 giugno 1933 a conquistare il titolo mondiale combattendo contro Jack Shirkey al Madison Square Garden di New York. La vicenda di Carnera rappresentava il riscatto di migliaia di emigranti italiani, friulani in particolare, che partiti da un paese povero dovevano lottare con le unghie e con i denti per riuscire a sopravvivere. Era l'emigrante di successo che, sfruttando le sue doti, aveva saputo emergere e diventare qualcuno, riscattando se stesso e la sua terra. Oltre Villa Carnera, nella frazione di L'Estance, sono presenti Villa Gertrude e Villa Savornian. La Villa Gertrude Ciani era l'abitazione di Giovanni Ciani, scalpellino distintosi nell'impero austriaco. Filantropo, fu tra i soci fondatori della SOMSI di L'Estance, della Latteria ed altre istituzioni locali. Costruì la villa che dedicò alla moglie Gertrude, la quale la lasciò in eredità al comune per svolgervi attività sociali e culturali. Oggi è sede della biblioteca comunale e del CRAF, il centro di ricerca e archiviazione della fotografia. La villa Savornian, degli omonimi conti del ramo del Monte e discendenti da Gerolamo Savornian, è ubicata nel cuore dell'abitato di L'Estance. Il suo impianto originale risale al XVI secolo e fu rimaneggiato nel corso del XVIII secolo. Dopo il terremoto del 1976, la villa fu restaurata e ora è adibita a centro culturale polivalente e dal 1991 è anche la sede espositiva permanente di materiale archeologico di varie epoche. I reperti esposti nella villa Savornian provengono dall'Alto Spilimberghese, area geograficamente distinta dai confini naturali del fiume Meduna ad ovest, del torrente Cosa ad est, dei primi contrafforti delle Prealpi Carniche a nord e della linea Gaio-Istrago a sud. La raccolta di materiale archeologico iniziò nel 1973, quando a seguito della costruzione delle case popolari di Via dei Tigli a L'Estance, venne alla luce una necropoli del periodo romano imperiale. In occasione dello scavo di tale necropoli, condotto dalla dottoressa Luisa Bertacchi, direttore archeologo della Soprintendenza dei Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, molti volontari del Circolo Culturale Ciani ebbero l'occasione di avvicinarsi all'archeologia. Nacque così l'idea di costituire un gruppo archeologico per il recupero del materiale disperso e per la promozione di ricerche e di studi condotti in accordo con la soprintendenza regionale. Negli ultimi anni le ricerche hanno condotto all'individuazione di numerose località archeologiche che sembrano poter suggerire come questo territorio sia stato intensamente popolato in epoca preistorica. Le più antiche testimonianze di frequentazione umana risalgono al Paleolitico Medio e sono rappresentate da tre concentrazioni di manufatti litici rinvenuti sporadicamente nel comune di Sepuals. Alcuni strumenti in selce riferibili con buona approssimazione al Paleolitico Superiore ed esposti alla Villa Savornian
sono il frutto invece delle esplorazioni eseguite dal gruppo speleologico pordenonese in una grotta posta in comune di Campone. Per quanto concerne il Mesolitico, che nell'Alto Spilimbirghese è rappresentato solo nel suo momento finale, ad Ampiano, in comune di Pinzano al Tagliamento, sono stati raccolti numerosi manufatti litici. Le successive fasi neolitiche, la cui definizione è attualmente in corso di studio, sembrano essere molto ben rappresentate nel territorio tra i comuni di Pinzano al Tagliamento, Spilimbergo e Sequals. Purtroppo, la preliminarità delle ricerche stratigrafiche sinora condotte in provincia, limitatamente ai siti di Palù di Livenza e Palazzine di Sopra di Bagna, non permette di meglio chiarire ed inquadrare cronologicamente i rinvenimenti sinora effettuati nell'Alto Spilimbirghese. Per quanto riguarda le prime fasi dell'età dei metalli, le tracce sono estremamente labili. Si tratta di singoli strumenti rinvenuti sporadicamente, come la punta di freccia a peduncolo ed alette trovata a Pontaiba e donata alla collezione della signora Chieu. Attualmente, il territorio compreso tra i fiumi Meduna e Tagliamento sembra essere in grado di restituire un quadro abbastanza completo del popolamento preistorico, che potrà essere meglio definito solo se accanto all'indispensabile ricerca di superficie si procederà ad interventi in profondità programmati e mirati. Al secondo piano è allestita la collezione etnografica Casa del Novecento curata dalla Somsi di Lestans. Questa collezione si è formata all'inizio degli anni 90 a seguito delle donazioni dei cittadini del comune di Sequals e limitrofi, a seguito di una storica mostra della civiltà contadina nel comune di Sequals, alla riapertura della ristrutturata Villa Geltrude dopo il terremoto del 1976. Parte degli oggetti del primo Novecento sono stati restaurati dai volontari dei corsi organizzati dalla Commissione della Biblioteca Civica e messi in mostra negli spazi abitativi appositamente ricreati. Nel salone centrale si possono osservare le biancherie ricamate della dote della sposa, la scarna ed antica oggettistica dell'infanzia, il salotto signorile della prima metà del Novecento e vari oggetti tipici del Friuli Migrante. Di particolare interesse è la raccolta completa del settimanale illustrato da Achille Beltrame, La Domenica del Corriere, dono della famiglia Scialino di Sequals. Nella sala laterale destra sono stati ricavati ambienti della casa contadina. La stanza degli attrezzi raccoglie utensili per la fienagione, gli attrezzi della cantina, vari tipi di bilance, carrucole, macchinari, panche ed altro ancora. Nella cucina si può ammirare il focolare in pietra arenaria, i secchi di rame, la piattiera, i macinini da caffè e altri numerosi oggetti dell'epoca. Il Friuli è stato da sempre terra di emigranti. Prima di Carnera, altri emigranti, seppur in campi differenti, si erano distinti senza riuscire, però, a far emergere dall'anonimato la loro terra d'origine. Si tratta, per esempio, del grande scalpellino Giovanni Ciani di Lestans, o Giacomo Ceconi di Pialungo, partito analfabeta e tornato conte, oppure del sequalsese Giandomenico Facchina, che occupa il primo posto nella storia del mosaico grazie alla geniale intuizione che gli consentì di rivoluzionare la tecnica produttiva e permise all'arte musiva di fare un notevole balzo in avanti. Facchina nasce a Sequals nel 1826. Poco più che ragazzo, era a Trieste, dove nella bottega artigiana di uno zio apprese le basi del mestiere e a soli 17 anni partecipò al restauro dei mosaici della Basilica di San Giusto. Fu poi a Venezia e in Francia, dove sperimentò la sua nuova tecnica di lavoro, conosciuta come tecnica a rovescio su carta. Fino ad allora, infatti, la lavorazione del mosaico avveniva col metodo diretto, eseguendo il disegno e posandovi sopra direttamente le tessere. Ciò implicava fatica e tempi lunghi,
senza tener conto che l'artigiano lavorava in cantiere, spesso inginocchiato sul pavimento o arrampicato sui ponteggi. Tutto questo gravava sul costo dell'opera, per cui le commesse erano necessariamente limitate a lavori di piccole dimensioni, oppure riservate a famiglie molto ricche o a grandi istituzioni. Facchina mise a punto una tecnica rivoluzionaria. Il disegno dell'opera da eseguire veniva riprodotto in modo speculare sulla carta e le tessere venivano fissate su questo supporto con una colla provvisoria. Il lavoro poteva così venire eseguito in laboratorio in condizioni più agevoli e successivamente trasportato a destinazione, rovesciato sul pavimento e posato definitivamente. Questa nuova pratica, assolutamente più economica di quelle in uso fino a quel momento, permise a Facchina e ad alcuni suoi assistenti, tra cui Giacomo e Giovanni Battista Mazziol, Antonio Del Turco, Edoardo Cristofoli, di aggiudicarsi i lavori presso il Teatro dell'Opéra di Parigi, dove rivestirono l'intera volta del foyer di tessere dorate. Fu un successo straordinario, superiore ad ogni aspettativa, che in breve tempo portò il laboratorio di Facchina a realizzare altri importanti lavori in Francia, in Romania, in Inghilterra, in Spagna, in Turchia, in Giappone. Gian Domenico, però, dedicò tempo ed impegno anche al suo paese natale, realizzando tra l'altro nel 1901 il pavimento del coro della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea. La sua casa natale, che si erge in piazza Pellerin a Sequals, presenta sulla facciata principale, realizzati interamente a mosaico, gli strumenti dell'arte musiva e proprio sopra l'ingresso principale la rappresentazione della Dea Minerva, emblema delle arti decorative. Sequals e Solimbergo hanno dato al mondo del mosaico altri grandi protagonisti: Andrea Avon, Ermenegildo Cristofoli, Giovanni Odorico, Francesco Mora, Pietro Favret, Ettore Patrizio con i fratelli Camillo e Dante, Giovanni Battista Patrizio, Vincenzo Odorico, Fermo Mongiat e Giuseppe Pasquali. A questi ultimi due spetta il merito di aver portato l'arte del mosaico e del terrazzo negli Stati Uniti, aprendo un nuovo grande mercato ai nostri artigiani. Questo è un elenco solo parziale, ma vuole rendere l'idea delle capacità e della massiccia diffusione del lavoro dei maestri di Sequals e Solimbergo, unici al mondo per bravure, ingegno e talento. Dalla ricerca e dall'utilizzo dei ciottoli dei greti del Cellina, del Meduna e del Cosa, alla lavorazione di preziose e coloratissime tesserine, che sono state accostate fino a dar luogo ad immagini suggestive e straordinariamente belle, ancora oggi ammirabili in molte città dell'Italia e del mondo. A Sequals, opere musive di pregio sono presenti sul Monumento ai Caduti e sulla Fontana, entrambi in piazza Pellerin, sulle facciate della sede della SOMSI, dell'attuale municipio, nella chiesa parrocchiale, sulla facciata principale della scuola dell'infanzia, in alcuni capitelli votivi, in cimitero, nella Fontana delle Rane, in Villa Carnera, nel Palazzo Domini e nella chiesetta dei Santi Pietro e Paolo. Una passeggiata fra tessere e colori che merita senz'altro un po' del nostro tempo. La chiesa parrocchiale che domina Sequals dalla sommità è dedicata a Sant'Andrea. In stile neoclassico a navata unica, risale alla metà del Settecento. Gravemente danneggiata dal terremoto del 1812, conserva al suo interno una splendida fonte battesimale di Giovanni Antonio Pilacorte, abilissimo artigiano ticinese, con la balaustra trasportata dalla chiesetta di San Nicolò, e magnifici mosaici come il pavimento del coro, la Via Crucis e i ritratti, eseguiti da artisti locali quali Gian Domenico Facchina, Pietro Pellerin, Gino Avon e in epoca recente Sergio Pastorutti ed Elisabetta Carubia, sotto la regia del maestro Rino Pastorutti, direttore della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo. Di particolare pregio la decorazione e le pitture dell'udinese Mario Sgobaro,
che in tre quadri del soffitto ha raffigurato scene della vita di Sant'Andrea. Il grande altare marmoreo è settecentesco e presenta ai lati del tabernacolo le statue dei santi Pietro e Andrea. L'organo è stato costruito da Beniamino Zanin di Camino al Tagliamento nel 1899. In particolare a Giandomenico Facchina si deve il magnifico pavimento e la progettazione nel 1880 della scalinata in pietra, attraverso la quale da Piazza Pellarin si accede all'edificio religioso. Situato sulla cima del Col Palis e databile intorno al XII secolo, troviamo il castello di Solimbergo. Notizie di Castrum Sonembergi compaiono nel 1196. In quell'anno, Almerico di Castelnuovo e Donna Vigland donavano 10 masi del loro allodio a Romolo, vescovo di Concordia. In cambio il vescovo li investiva della metà di un colle presso la villa del Subcollibus, affinché vi completassero l'erezione di un castello dal nome Sonenberg, il quale era già stato iniziato. Successivamente, il 1 settembre 1196, il patriarca Pellegrino stipulava a Sacile un patto con Almerico riguardo detto castello. In prossimità o dentro il fortilizio stesso veniva costruita una cappella dedicata a San Daniele. Nel secolo XIII il possesso del castello viene trasferito a nobili signori che da esso si nominavano. Molto probabilmente vi erano stati infeudati i signori d'Oltralpe, come spesso accadeva. Infatti, al principio del secolo XIV lo possedeva una famiglia della Carinzia Superiore, detta dei Flaschenberg, i quali si stabilirono in Friuli e assunsero il nome di Belgrado. Successivamente l'opera passò ad un ramo dei signori di Flagogna. Il 15 ottobre 1384 Walter Pertoldo ed Enrico di Spilimbergo comperavano il castello e la signoria da Jacopo del Fu Fulcherio di Flagogna per 400 marche. Pare che in seguito il castello non abbia cambiato padroni, né che sia stato oggetto di episodi cruenti. Probabilmente fu semplicemente abbandonato e cadde in rovina. Così parla dei resti del fortilizio Giuseppe Bianchini nel 1890. Della rocca rimangono pochi ruderi, tanto che non si riesce nemmeno a distinguere quale fosse la sua architettura, quale la sua altezza e la sua grandezza. I muri di cinta che formano un quadrato perfetto sono quasi pareggiati al suolo e il cortile misura appena 50 passi in lunghezza ed altrettanti in larghezza. Dalla parte di mezzogiorno si conserva ancora un muro tutto smozzicato e con una porta arcuata nel mezzo che era uno degli ingressi al castello. Dall'estremità di questo muro se ne parte un altro in direzione nord e dai pochi sassi che sono tuttora ammonticchiati pare si congiungesse a uno dei muri laterali della torre che si innalza nel bel mezzo del colle. Questa vecchia torre giunge ancora fino a circa 12 metri d'altezza e i muri hanno uno spessore di ben 1,5 metri. Dal lato di levante e di mezzogiorno si conservano ancora due finestre, l'una delle quali, e per la sua grandezza e per una minore altezza dal suolo, mi pare dovesse servire di ingresso. Sul piano del colle vi è anche un vecchio serbatoio d'acqua, il quale, per togliere ogni pericolo a chi avesse da camminar lassù, è stato di fresco coperto di sassi. Del resto, tutto l'edificio, le sue dimensioni e la sua posizione mi farebbero credere che esso sia stato eretto non già per abitazione di un'agiata famiglia, ma al solo scopo di tenerci pochi servi e difendersi facilmente. Molto probabilmente la torre serviva solo da vedetta. Tuttavia, il perimetro all'incirca quadrato del complesso misura ben 120 metri. Vi era quindi spazio per contenere, oltre ai soliti magazzini, anche qualche casetta che sarà servita ai miliziani di guardia, ma anche ai signori in caso di pericolo. Dunque, castello vero e proprio, non solo torre di guardia.
Dal lontano 1890 di Bianchini non è rimasto molto. Di pusterla e finestre non vi è più traccia. E il muro più alto, quello rivolto a ponente, non supera i 6 metri.